Ragazzi, sapete cos'è questa? Dai ragazzi, è una batteria di un avvitatore, ormai non più funzionante, quindi io diciamo che ho due soluzioni, quella di ricomprare la nuova, che non fa parte di me, oppure quella di rigenerarla. Ma come? Attenzione, qualcuno di voi si ricorderà di questa. È la mia saldatrice a punti autocostruita utilizzando il trasformatore di microonde. Questa è un'ottima base di partenza per costruire una saldatrice, così potrò autorigenerarmi tutti i battery pack che mi trovo per casa, perché ho veramente tante batterie di tanti abitatori diversi. Naturalmente ragazzi, prima di addentrarci, pochi secondi per ringraziare il brand che ha permesso a un video complesso come questo di essere visto e condiviso. Pochi secondi e noi ritorneremo qua. Se avete la passione dell'elettronica, GLCPCB offre un servizio per la produzione di PCB professionale ad un costo bassissimo e tempi di consegna velocissimi. Naturalmente oltre a quello offre anche un servizio che utilizzo per i miei oggetti per avere stampe 3D di qualità professionale. L'unica cosa che dovete fare è caricare il vostro file STL sul loro sito. Io ho fatto così per i componenti del mio cabinato scomparso e la qualità posso assicurarvi che è altissima. Se non avete una stampante 3D, ecco la soluzione per voi, e vorrei anche precisare che è possibile avere anche stampe in metallo. Link in descrizione e approfittatene, per i nuovi utenti c'è uno sconto. Bene, perfetto, rieccoci qua. Adesso, primo step da fare, siccome diciamo che la saldatrice a punti più o meno è già costruita, basta solo modificarla, andrò a rimuovere questa parte e andrò a fare una cosa completamente nuova, un sistema specifico per saldare le batterie, ok? Buona visione! Dovete sapere che il cuore di tutto questo è un componente che si trova dentro al microonde, elettrodomestico molto pericoloso che vi sconsiglio vivamente di smontare se non avete competenze tecniche. Infine, eccolo, il sole è l'unico componente che dobbiamo recuperare. Smontatelo se non alimentato è innocuo, e con una sega da ferro tagliate l'avvolgimento secondario per poi rimuoverlo del tutto. Togliete anche il secondo avvolgimento da poche decine di volte per ritrovarvi il trasformatore così, privo delle sue uscite. Adesso con un cavo di grande sezione dobbiamo ricreare un secondario. Facciamo almeno tre spire, l'importante è coprire completamente lo spazio vuoto del pacco lamellare. Con questo nuovo avvolgimento sul secondario non si rischia nessun pericolo. Adesso con una tavoletta di D-Bond, pannello composito con doppia lamina in alluminio, realizzo la base dove montare tutta la componentistica che applicherò su una tavoletta di lamellare in faggio tagliata con la mia slitta per seghetto alternativo. Applicata la tavoletta con biadesivo, procedo a montare il trasformatore e a realizzare un supporto ben isolato con rondelle di formica per mettere i due morsetti. Sempre con D-Bond realizzo anche la culatta per mettere il sistema di raffreddamento e l'ingresso della tensione di rete. Bloccato con tre viti, adesso posso occuparmi del collegamento elettrico. Salterò tutta la parte dedicata alla costruzione delle due braccia, perché non è il tipo di saldatrice che mostrerò nel video, ma un upgrade molto più funzionale. Comunque ragazzi, se siete interessati, in descrizione troverete il video dettagliato sullo schema elettrico e sulla realizzazione della saldatrice a punti, prima di questo upgrade invasivo. L'impianto elettrico non è semplicissimo, anche perché nella mia versione ho aggiunto un variatore di tensione collegato sul primario del trasformatore e un timer ad esercitazione ritardata modificato sostituendo il trimmer multigiro con un potenziometro esterno. Comunque, questo è lo schema elettrico, disponibile anche nel mio blog, link in descrizione. Completo l'impianto elettrico dell'alimentazione per passare poi al circuito di controllo. I componenti elettrici sono stati ben posizionati e fissati in modo stabile. Questa lastra trasparente, che molti ormai conoscono come il polimetil benignelano, è policarbonato, da dove ho ricavato la protezione per la saldatrice a punti. Piegata con la mia piega plexiglass a caldo e tagliata ad angolo per una questione puramente estetica. Naturalmente verniciata dall'interno per migliore resa sia estetica che durata nel tempo. Dopo aver applicato la maniglia, bloccata con due rondelle maggiorate, metto due potenziometri con relativi pomelli, atti al controllo della potenza e modifica del tempo. Monto la calotta e poi blocco con vite autofilettanti e rondella, e questa è la mia saldatrice a punti, ma questo è un altro capitolo. Visto che a me personalmente non serve questo strumento, lo modificherò con un sistema molto più interessante e utile, ma anche quello che vi avevo promesso molti video fa, ricordate? Ma facciamo un passo indietro, rimuoverò tutti gli elementi non necessari per questa modifica, anche se avrei potuto fare una saldatrice doppia funzione, ma siccome a me interessa solo la saldatrice per rigenerare battery pack, mi limito a quello. Per rimuovere alcuni elementi devo togliere la copertura in policarbonato, ma tanto avrei dovuto toglierla comunque. Tolto il piantone, scollego anche due cavi elettrici dalla morsettiera, vi anche due gommini e poi taglio la parte di legno con un seghetto, per poi pareggiare il più possibile con una lima. Perfetto, adesso inizia la parte nuova, la creazione del sistema per saldare le batterie.
Prendo questa barra di rame, perfetta per realizzare i puntali, e con la mia super morsa e seghetto dal ferro procedo a realizzare il primo puntale. Ho bisogno di un morsetto per questo puntale, e questo è perfetto, ma non così. Devo rimuovere il PVC di rivestimento con una pinzetta per recuperare il giunto nudo di rame con le sue due viti. Entra perfettamente. Potrei usare il mio tornietto, ma preferisco mostrarvi un'alternativa più comune come sistema alternativo di tornitura. Almeno lo potete fare anche voi. Bisogna tornire più o meno 2 cm e realizzare una punta nella parte terminale in questo modo. Puntali completati. Adesso costruisco il montante per sorreggere il sistema per saldare le batterie utilizzando questo scarto. Prendo questa piattina preforata di rame usata per connessioni elettriche con grandi potenze in gioco e ne ricavo un pezzetto più o meno di 15 cm e con carta abrasiva vado a carteggiare un'estremità. Naturalmente carteggio anche il giunto per avere una migliore adesione con lo stagno. Ho costruito anche un morsetto fai da te per unire giunte e piattine in modo che possa avere le due mani libere per effettuare una brasatura particolare. Sto usando una pistola termica perché il saldatore a stagno classico non è sufficiente per portare a temperatura tutto questo rame, quindi o avete un saldatore potentissimo oppure dovete fare in questo modo. Potete usare anche il saldatore ma in abbinamento con la pistola per correggere alcune parti di brasatura. Una pulita e ora procedo al meccanismo di snodo. Lo so che non è il massimo come sistema di conducibilità elettrica, ma funziona bene. Nel giunto dovete mettere obbligatoriamente un dato autobloccante. Uno sarà volante, mentre l'altro è fissato sul montante e bloccato con due viti. Per il secondo braccio dovrà avere una modifica per accorciare la distanza tra un puntale e l'altro, ma dovete fare una doppia piega per avvicinare quanto basta al secondo giunto. Adesso ci siamo, i due giunti sono molto vicini, ma non dovranno toccarsi. Ricavata la misura, taglio e faccio una verifica prima della brasatura. Do un punto per bloccare e poi procedo a stagnare su tutta la superficie per una maggiore tenuta. Prendo anche un secondo puntale con braccio e procedo poi a limare per avvicinare ancora di più i due giunti. Adesso devo fare in modo che le due braccia vadano a bloccarsi ad angolo e dovrò usare un materiale isolante resistente, quindi la formica mi sembra perfetta. Segnata la misura, vado di taglio con seghetto a mano. Adesso farò due fori perché vorrei fissarla al montante verticale. Blocco per il momento con una vite autofilettante e poi faccio l'allineamento. Una volta allineato posso bloccare con la seconda vite. Perfetto, giunti perfettamente allineati. Ma non manca qualcosa, le molle a trazione, eccole, sono molto importanti perché sono quelle che vanno a schiacciare il puntale sulla batteria in modo individuale per avere sempre costante una pressione durante la saldatura. Fissarle è molto semplice, bastano due bulloni lunghi e filettati su braccetti di rame. La distanza la calcolate voi per un giusto tensionamento. Guardate come si adattano i puntali con questo sistema a molla anche se non sono alla stessa altezza? Ora non mi resta che il collegamento e lo farò con questa angolare e questa piattina tagliata bene a misura. Unite insieme con un bulloncino vado ad effettuare il collegamento ad un polo del trasformatore. Poi avvicino il montante dei due puntali ed effettuo l'accoppiamento con un bulloncino e stringo bene. Sì, ma non è ancora finita. Adesso blocco il montante alla base con questa vite molto lunga. Fine, adesso è un pezzo unico e anche molto stabile. Manca più il collegamento del secondo polo, che farò con il cavo della vecchia connessione. Niente di complicato, devo solo accorciare questo cavo e poi intestarlo con un nuovo capocorda e poi procedo al collegamento elettrico di potenza. Sapete che su questo modello ho ideato il sistema per avviare la saldatura tramite pulsante esterno, ma io vorrei avviarla anche da pulsante locale, quindi collego in parallelo altri due cavi per mettere questo mini pulsante sulla calotta in policarbonato trasparente. Una volta saldati i cavi con una punta a gradini procedo a fare il foro del giusto diametro e poi inserisco il pulsante bloccato con la sua ghiera. Twistatura con avvitatore e poi saldo in parallelo ai cavi del pulsante remoto. Rimetto i due potenziometri dedicati alla potenza e modifica tempi e dopo una bella stretta metto i due pomelli. Ora posso finalmente chiudere la calotta e bloccarla con vite autofilettanti perché la saldatrice a punti è stata ultimata. Devo dire che tutto sommato è riuscita bene, ma adesso bisogna vedere come funziona. Intanto cominciamo a vedere il sistema a molla sui puntali e la forza è veramente ben controllata e uniforme, ma i puntali come vedete non sono allineati. Fortunatamente grazie al sistema con il giunto allinearli è veramente semplicissimo, basta allentare le due viti. Alimentiamole e poi via di accensione. Controllo che non ci siano problemi e verifico anche il timer. Voglio fare subito una prova con questa batteria su piattina in nickel e avviamo la puntatrice. Ottimo, anche se il tempo doveva essere dimezzato per l'esposizione alle alte temperature e come vedete resiste anche alla prova di strappo. Ok, ma io vorrei fare qualcosa che abbia almeno un senso, rigenerare un battery pack ormai andato e quindi vediamo se riuscirò nell'impresa, altrimenti cosa l'ho costruita a fare? Smonto la calotta e poi rimuovo tutte le batterie per ritrovarmi il contenitore completamente vuoto.
adesso mi servono 5 batterie nuove. Vabbè, non proprio nuove perché le ho tolte da un battery pack di un'apparecchiatura che non possiedo più, e procedo alla creazione di un nuovo battery pack. Farò 4 punti per polo per una maggiore tenuta. Per aiutarmi metto del biadesivo in modo da fermare ogni singola batteria al supporto e poi procedo al collegamento in serie di tutte le batterie utilizzando striscette di nickel tagliate a misura. Il collegamento è molto semplice, ma prendete sempre come riferimento lo schema originale e vi consiglio di fare delle foto prima di rimuovere le batterie. Ricordatevi che questa tipologia di batterie sono molto pericolose e in alcuni casi potrebbero addirittura scoppiare, quindi ragazzi fate molta attenzione. Saldato anche l'ultimo accoppiamento, posso tranquillamente usare il saldatore a stagno per effettuare i collegamenti delle coppie delle batterie sulla scheda. Beh, diciamo che ho evitato di mettere la piattina nickel per questa connessione perché si può tranquillamente evitare, la stagnatura con cavi è molto più veloce e precisa. Ecco il battery pack finito. Prima di chiuderlo faccio una prova, non si sa mai, come vedete funziona benissimo. Adesso posso rimontarlo e finalmente potrò riutilizzare il mio primo avvitatore Top Shack, ormai non più in produzione. Sono veramente soddisfatto, finalmente un altro oggetto fai da te che mi serviva davvero. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscriviti al canale e abilita la campanella per avere altri progetti come questo su questo canale completamente in italiano. Seguimi anche sulla mia pagina Telegram, ti assicuro che non te ne pentirai perché troverai dei coupon sconto per acquistare attrezzature da laboratorio a prezzi folli. Noi ci rivedremo presto con altri progetti e buona continuazione! Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving it, feeling it, touch me, are you in it? Don't say what you're saying, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Sweet melody, when I dance on your floor.